Secondo i dati pubblicati da Confesercenti, in queste vacanze estive il turismo è in ripartenza. Andranno in vacanza 32 milioni di italiani, quasi 2 milioni in più rispetto al 2014. Lei fa parte di quelli che staccheranno dalla routine concedendosi qualche giorno di villeggiatura oppure per risparmiare preferirà rimanere a casa? Per risparmiare rimarrò a casa. L'anno scorso sì, quest'anno non mi è possibile, quindi preferisco restare a casa. Se c'è più turismo quest'anno si vede che la gente inizia a stare un po' bene e quindi va in vacanza, però non per tutti ancora così. Le mie vacanze sono un po' limitate, una settimana a Ferragosto non potendo fare diversamente per impegni di lavoro. E sul fatto che vanno di più rispetto all'anno scorso, non lo so, si parla di crisi, però a quanto pare gli italiani pensano ancora alle vacanze. Gli italiani proprio, piuttosto che rinunciare alle vacanze, sono disposti magari a risparmiare su altro? Penso anche sì, cioè io non sono una di quelle, perché preferisco fare cose più importanti, magari la vacanza è una cosa in più, se riesco vado, altrimenti no. Giudico questo dato positivo evidentemente, perché se c'è un po' di ripresa questo potrà essere utile a tutti quanti. Per quanto riguarda me personalmente, sì, io vado regolarmente in vacanza quando posso, quando riesco a farlo, mi va bene.